Kerry? Oh, Kerry. Ma che cosa ti sei messa addosso? Si può sapere? È un giorno di visite oggi, tu non scendi? Va bene, va bene. Poi ti porto dei pasticcini. C'è qualcuno sul tetto! Mamma! Dio mio, che cosa orribile! Oh mio Dio! È spaventoso! No, non guardate! Non guardate! Casa di cura Bergenfield. 10 anni dopo. Palla. Vuoi un paio d'occhiali, Brad? Tu pensa alle tue prese. Ok, pronti? Occhio che questo è un missile, eh? Dai, lancia. Ci troviamo di fronte ad un interessante dilemma. Sulla base della pura capacità atletica dovrei dare il punto a Pat. Ma la meravigliosa dimostrazione dell'impegno di squadra solo per far giungere la palla al catcher merita una certa considerazione. Di chi è questo punto? È salvo! No! Oddio, ti ringrazio! Finire di gridare? Smettetela subito! Mi scusi, signorina. Su, andiamo. Ehi, ehi, piano, piano. È il mio giubbotto. Questo è il mio giubbotto. Doveva seguire la sua vera vocazione, infermiera Kelly. Sarebbe stata un magnifico sergente istruttore. Infermiera Kelly? E da quando in qua è così formale con me? L'abitudine, immagino. Mi stava dicendo? Due cose. Il nuovo arrivo sarà qui tra un'ora e gli idraulici hanno terminato. Ah, già. Quant'è il conto? $1,200. Ne volevano 1,500, ma alla fine li ho convinti. Grazie a Dio c'è questo nuovo arrivo. Abbiamo bisogno di soldi. Attento, eh? Piano, piano adesso. Grazie. Ciao, Sandy. Sono Derrick Russell, il tuo medico. Benvenuta a Bergenfield. Prendila! C'è come un'anguilla! Attento! Porco! Oh, stupendo. Un'altra psicopatica paranoica. Non li manderebbero certo qui da noi se fossero sani. Su, tienla ferma! Tienla ferma! Stai su, ragazza buona! Avanti! Ferma, calmati, ferma! Ferma!
Di nuovo salve, Sandy. Lurido bastardo, Buona. Figlio di puttana, porco di un frocio! Digli di lasciarmi andare! Grazie. Pensi di scappare? Ma certo, razza di scemo. Quindi lo capisci perché non ti lasceranno andare? Beh, ma dov'è che ci troviamo? Allo show di Johnny Carson? La rinchiuda nel limbo finché non avrà sbollito la rabbia. Fanculo, Florence Nightingale! Attento a come parli, signorina. Questo è quello che chiamiamo il limbo. Vi mettiamo tutti quei pazienti considerati incontrollabili. Tu non vuoi essere ritenuta incontrollabile, non è vero? È permesso fumare solo nella sala di ricreazione. I pasti sono alle 8, alle 13 e alle 18. Luci spente alle 10 della sera. Tutto chiaro? Non volevo che mi portassero qui. Me la cavavo benissimo da sola. Beh, questo non è del tutto vero, Sandy. Eri una modella. Ero un pezzo di carne. Qui c'è scritto che ultimamente sei stata licenziata ben 7 volte perché troppo polemica e aggressiva. Divergenza di opinioni. Anche alla polizia sei piuttosto nota. Quelli ci godevano a bastonarmi e io li ripagavo. Problemi con la droga e con l'alcol. Mi sono fatta un paio di farmacisti. Vediamo. Ma... Condizione di iperallergia alla penicillina. Come ti trovavi col dottor Cregan? La laurea sul muro ce l'aveva quel deviato. Non importa. Tu sei qui ora, Sandy, e noi faremo di tutto per aiutarti. Gliela faccio io una domanda, dottore. Lei è quello che si chiama un freudiano convinto? Ho studiato Freud, sì. Quindi direbbe che la radice dei miei supposti problemi sia il sesso. Le disfunzioni sessuali giocano un ruolo significativo nei disturbi mentali. Quindi quelli a cui non piace il sesso sono pazzi? Non bisogna generalizzare. E quelli a cui invece il sesso piace troppo? Una sessualità degenerata può essere ricondotta ad una forma di psicopatia. E lei chi è di questi, dottore? Il degenerato o quello che non funziona? Non siamo qui per parlare di me, Sandy, ma per discutere sul perché dei tuoi problemi di adattamento sociale. Sa che cosa le dico? Che Freud ha ragione. Il sesso è la causa dei miei problemi. Gli uomini vedono queste e vogliono toccarle. Le donne, invece, me le strapperebbero dal corpo. In entrambi i casi ho a che fare con gente che ha secondi fini. A nessuno frega niente di me. Gli uomini vogliono solo scoparmi. Le donne vogliono solo togliermi di mezzo. Quindi vede che non posso fidarmi di nessuno, fuorché dei finocchi. E io li odio, i finocchi. Hai finito? No. Ho appena cominciato. Beh, credo che per oggi possa bastare, Sandy. Grazie. Aspetterò con ansia la nostra prossima chiacchierata, dottore. Nuova cartella numero 54372. Ramirez Sandy Kay. Suoni molto bene. Una delle mie tante virtù nascoste, dottore. Dottore, la vogliono al telefono.
Grazie, Leibelt. Scusate. Tina? Tina, tocca a te. Così non è giusto. È giusto. No, non è giusto. Voglio giocare io, voglio giocare io. Metti giù le mani. Mi dispiace. Non mi dispiace. No, Brian, io non... Io adesso potrei ucciderti, a nessuno fregherebbe niente, no, brutto nano. Vuoi morire, brutto nano? Vuoi morire, eh? Ragazzi, ragazzi. Mi è venuta in mente proprio adesso la situazione che esiste tra il nord e il sud della Corea. Ebbene, quello che ci serve qui è appunto un'area smilitarizzata, quindi Brian, ora tu te ne vai lassù. Al nord? Quello è il nord, sempre dritto da quella parte. Marty, tu rimani seduto qui, tu sei il sud. Il sud? Sì. Beh, hai risolto in fretta, Michael. Com'è che tutti ti stanno sempre a sentire? Non lo so. Forse perché anch'io sto a sentire loro. Silenzio, per favore. Cerchiamo di restare in tema. Allora, vediamo. Stavamo parlando del peso di Tina. Quanti chili hai perso questa settimana? Ho perso quasi 13 chili. Cos'è? Ti sei tagliato una gamba? Sei morto. No, a me non me ne importa niente di Tina. Io voglio sapere perché Sandy è qui. È un'ottima domanda. Sandy? Sì, certo. E io mi metto a raccontare i fatti miei, vero? Vedi, Sandy, questo è un gruppo. Ognuno qui è completamente aperto verso gli altri. No, grazie. Non ho voglia di far parte della vostra società di masturbazioni. Quella è una cagna, lo sappiamo tutti. È solo un coniglio. Una cagna! Un coniglio! Una cagna. Vedi, Sandy, sarebbe una cosa molto costruttiva. Ok, Michael. Dici tu come mai sei qui. Mia moglie rimase uccisa in un incidente d'auto mentre era alla guida della sua Jaguar. E l'altra cosa che ricordo è che mi trovavo su un bulldozer che distrusse quasi completamente un autosalone della Jaguar. E sono qui da quel momento. È bravo! Non ridere! Mi ha picchiato! È da piangere. Allora? Sandy? Soddisfatto? Tutto qui? I suicidi sono così monotoni. Potevi almeno uscirtene con qualcosa di più originale. Scusa tanto. La prossima volta che ci provo farò in modo che sia un po' più divertente. Prova così. Legati 6 candelotti di dinamite alla testa e cammina... Gary. Dottore, è passato l'orario. Bene, allora è tutto per oggi. Ci vediamo domani alla stessa ora. Mike, ci vieni al campo? No, alcune faccende da fare. Ci vengo io, Gary. Facciamo una partita. Aspettate, ci sono anch'io. Aspettate. Michael, non devi farmi così. Ehi! Ehi! Signor York! L'ha mai visto uno di questi? Va all'inferno, scemo! Pazzo furioso maniaco pervertito! Che diavolo ci fate qui nel mio capanno? Fuori! Fuori! Va bene, signor York, ce ne andiamo. Vieni. Dovrebbero tenervi alla catena. Allora avanti, dottore. Cos'è che vuole sentire da me? Solo quello che vuoi dirmi. Io non vorrei fare la complicata. È solo... Ecco, la mia vita è... Lei è religioso? Religioso? No. E tu? Io credo che Dio si sia servito di me. Vede, lui mi ha fatta così. E poi però mi ha presentato il conto. Hai detto lui. Credi che Dio sia un uomo? Una donna non mi avrebbe mai fatto questo. A che cosa ti riferisci quando dici questo? Ai miei genitori. Sì, continua. Mio padre non l'ho mai conosciuto.
A mia madre non importava niente di me. Venni abbandonata. È come se avessi commesso un errore ancora prima di nascere. Per quanto io faccia, non riesco a rimediare. Cosa ho mai fatto di così terribile? Vedi, Sandy, non puoi incolparti per le azioni dei tuoi genitori. Non è affatto piacevole, lo sa. Lo so. Avrei sempre voluto qualcuno di cui fidarmi. Qualcuno che mi facesse sentire che il mondo non è sempre contro di me. Puoi fidarti, Sandy. Davvero, dottore? Sì. Sul serio? Va tutto bene. Sei qui adesso. Va tutto bene. È quello che avrei sempre voluto sentire. Sandy, io... Non toccarmi! Scusa, mi dispiace, io non... Perché mi hai presa, dottore? Per qualche puttanella che ti si siede sulle ginocchia e ti chiama papà! Calmati ora, Sandy. Sono cose che accadono nel rapporto medico-paziente. Sei solo un porco che sbava! Avanti a letto! Io non ho sonno! Non lo sapevi che Gesù era un ebreo? Tu sei un miscredente! Non voglio telefonare! A letto è ora di dormire! Io non ho sonno, non ci vado a dormire! Che schifo! Lo vedi che non ci credo? Lo vedi che non è vero? Signor Tuel, lasci in pace quella ragazza! Buonanotte, Pat! Mi ha sentito? Vada in camera sua! Subito! Vada in camera sua, subito. Io vado. Buonanotte. Dottore, mi scusi, ancora una cosa. Sì? Forse potremmo avere dei problemi con il signor Tuel. Oh. E da cosa lo deduce? È un po' troppo interessato alla nuova arrivata. Sì, ma andiamo. Non crederà che possa farle del male. Non ne sono sicura. Non credo di essere un tantino paranoica. Sì, sarò anche paranoica. Ma ci fu un'altra ragazza su cui si era fissato e che cosa le accadde? Questo è successo anni fa e fu ritenuto del tutto estraneo. Lo so, e tuttavia credo che dovremmo prendere delle precauzioni. Che cosa suggerirebbe? Aumentargli il litium a 300 mg e somministrargli un'altra dose di Aldol. Ma questo vuol dire imbalsamarlo. Ci vediamo più tardi. Stanotte? Domattina. Buonanotte. Buonanotte. Fidati di me, Sandy. Io sono il dottore. Agiti tanto, Sandy. È solo un po' di Valium, dovrebbe calmarti.
penicillina. Michael! Dottor Russell, che cosa senti? Io... Oh, Gesù! Ma perché le ha dato la penicillina? Non sta bene. Penicillina? Mio Dio, è iperallergica alla penicillina. Ha le convulsioni, sta entrando in coma. Ne è sicuro? Mi sembra molto vitale. Ma certo che sono sicuro. È il corpo che reagisce alla tossicità. E non c'è niente che possiamo fare per lei. No. Le ho iniettato una dose massiccia. Che stai facendo? Io credo che l'autosomministrazione di un'overdose sarà molto più semplice da spiegare. Cosa? Rifletta, dottore, a che cosa le giova una donna in coma? Dovrebbe andarsene, mentre col suicidio non sarebbe il primo caso, giusto, dottore? Adesso mi ascolti, Sandy. Non ne sopporterebbe un'altra. Le infilo quest'ago e... Aspetta un minuto. Aspetta. Devo pensarci, devo... Oh, Cristo! Ma certo! Ha già tentato il suicidio! Potrebbe funzionare, sì, potrebbe funzionare! È certo che funzionerà. Ecco fatto. Ho sempre desiderato sentire il flusso vitale che scorre via dall'essere umano. Sperimentare l'attimo del passaggio. La vita che si prosciuga del suo sangue, strangolata dalla morte. Essere l'artefice dell'aborto, del compimento. Essere un dio. È stato molto interessante. Ah, tu sei molto malato, Michael. Andiamo. Dobbiamo riportarla in camera sua. Perché stai facendo questo? Perché mi stai aiutando? Lei sta cercando di aiutarmi da 10 anni. È il minimo che possa fare. Ok. Ecco, forza, mettiamola sul letto. Coraggio. Ecco fatto. Ci siamo. Non dimentichi questa. Che cosa? Ah, sì, sì, giusto, giusto, grazie. Dove la metto? È sotto il cuscino. Sì, sì, giusto, ok. Perfetto. Penicillina. Dio, sono tutte di penicillina. Oh no. 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 Colazione! Scendere per la colazione! Avanti, colazione. La colazione è pronta! Colazione! Colazione! Non di solo pane! La colazione! Non scordatevi la luce dello spirito! Forza, sveglia! Dov'è la Ramirez?
Non è ancora scesa per colazione? Mai che si possa stare tranquilli. Non tolleriamo ritardi. Vado a vedere di sotto. Derek, qui giù non c'è. Brad, Lydell. Voglio che setacciate tutta la clinica. Bene. Andiamo. Avanti. Voleva vedermi, dottore? Sicuro che volevo vederti. Allora, dimmi, a che razza di gioco stiamo giocando, Michael? Che cosa? Stammi bene a sentire, maledetto neuropatico! Che cavolo ti sei messo in testa di farmi? Dottore, la prego io. Va bene. Che cosa diavolo ne hai fatto? Di che cosa? Di che cosa sta parlando? Di che cosa sto parlando? Sto parlando del corpo di Sandy, che è scomparso. Che cosa? Oh no! Oddio, no! Perché? Tu non sai niente? Le assicuro, dottore, non sapevo niente, mi creda. Lei deve fidarsi. Fidarmi di te? Come faccio a fidarmi di te? Beh, posso ricordarle che io sono suo complice nel complotto che stiamo perpetrando? La sua mancanza di fiducia in me non depone certamente a favore del rapporto che abbiamo appena inaugurato. Metti giù, mi fai male! Adesso ascoltami, signor dottore. Io sono forse l'unico amico che ti sia rimasto al mondo. Ed è venuto per te il momento di fidarti di me. Io sono quello che l'ha uccisa. Shh, pazzo incompetente. Non tu, ma io. Non sei neanche riuscito a violentarla. Figuriamoci ad ucciderla. Ma fino a che punto mi credi pazzo, eh? Pensi forse che non immagini la gravità delle conseguenze? Dottore. Ci siamo dentro tutti e due, siamo complici, nel bene e nel male. Ok, e ora andiamo a cercarla insieme, d'accordo? Bene, mi rendo conto che la scomparsa del corpo rappresenti un intoppo, ma noi ne verremo fuori, dobbiamo venirne fuori. Sandy! Signorina Ramirez! Sandy! Signorina Ramirez! Sandy! Ma che stronze. Su con la vita! Sandy! Il mio vecchio era toccato. Ma mamma non volle mai metterlo in una clinica. Una volta che scappò, passammo dei giorni a fare quello che facciamo adesso. E perché ti sei scelto questo mestiere? Signorina Ramirez! Mio padre non l'ho potuto aiutare. Forse posso farlo con qualcun altro. Ma tu guarda questa. Abbiamo guardato dappertutto. Nel parco non c'è. Dentro neanche, dottore. Che facciamo adesso?
Non può essere andata molto lontano. Sarà nascosta da qualche parte. Verrà fuori da sola, dottore. Fanno sempre così. Beh, avvertiamo la polizia. No, non ho nessuna voglia di subirmi due giorni di interrogatorio. Teniamo i telefoni sotto controllo. Non voglio fughe di notizie. Avanti. Continuiamo con le ricerche. Un momento di attenzione, per favore, tutti quanti. Come sapete, la nostra nuova arrivata, Sandy, è scomparsa. Ora voglio che tutti voi riflettiate molto attentamente. C'è qualcuno che l'ha vista? Io l'ho vista. Tu l'hai vista, Pat? L'ho seppellita io. No, sono io che l'ho sepolta. L'ho seppellita io. L'ho seppellita io. L'ho seppellita io. No, 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 l'ho seppellita io. Io l'ho seppellita. L'ho seppellita io. L'ho seppellita. Io l'ho seppellita. Dottor Russell, mi scusi, senti. Ritorna pure a mangiare, Pat, vai a mangiare. Ah, ma non vuole sapere dov'è che l'ha sepolta? No, non voglio sapere dove... Dove, Pat? Qui. Qui dove, Pat? Proprio qui. Non vedo niente, dove? In questo punto. Ma c'è quest'albero adesso. Che cosa? Qualcuno ci ha messo sopra un albero. Oh, Cristo santo, cerca di calmarti, rilassati. Ora senti, prova a pensarci un attimo. Guardati bene intorno, ok? Vedi qualcosa che ti ricorda il punto dove hai sepolto Sandy? Oh, sì, ecco, da quella parte. Aspetti un minuto. Ecco, di là! No, di là! Aspetta, aspetta! Pat, sei sicuro? Ma certo che sono sicuro. L'ho seppellita proprio sotto l'albero con l'uccello. Oh, se ne va, guardi! Come? Oh, Gesù Cristo! Oh, forse era un cespuglio. Senti, cerca di ricordare, Pat. È una cosa molto importante per me. Mi dispiace tanto, dottor Russell. Era buio. Che ho fatto di male? Era morta. È una cosa giusta seppellire i morti, non è vero? Sì, è giusto, Pat. Ma devi ricordarti dove li hai seppelliti. Perché qualcuno potrebbe anche dissotterrarli. C'è qualcuno che ha visto dove è sepolta la morta? Shh, è un segreto fra te e me.
Lytle, senti. Bene. Signorina Kelly, voglio che Pat sia messo in isolamento. Quindi anche lei crede che sia coinvolto in questa storia? È possibile. Si era fissato con quella Ramirez da quando era arrivata qui. E lei stessa ha detto che le stava sempre attorno. Voglio che venga isolato dagli altri finché non ritroviamo la ragazza. Provvedo subito. Brad? Signor Tuell, venga con me, ordini del dottor Russell. Forza, campione. Dov'è che andiamo, Brad? In isolamento. Ma non ho fatto niente di male. Non piagnucolare sempre come un bambino. Questa lampadina tascabile non ti servirà. Lasciala, Pat! Pat, lasciala stare, Pat, vuol dai! Vuol dire che la Pat! No, Pat, sta buono! No, non lo faccio! No, no, dannazione! Non ho fatto niente di male, io, no! Non voglio! Aspetta, non la voglio, no! Io non ho fatto niente! Non ho fatto niente di male! Non ho fatto niente di male! Non ci voglio andare, Io non ho fatto niente di male. La mia pila dove? Rivoglio la mia pila. Ciao, Pat. Vai, ciao. Non ho fatto niente. Buona fortuna. Ha fatto che cosa? L'ha sepolta sul serio. Non era uno scherzo. Ha visto che era morta e allora l'ha sepolta. Oh, quel poveretto. Non posso credere che abbia fatto una cosa simile. È malato, Michael. Ha la mente di un bambino. Beh, li ha fatto vedere dov'è? Stiamo parlando di un uomo che vive in uno stato di confusione mentale. Ci vorranno giorni, settimane, perché possa ricordare. Ah, sì, è come una stitichezza del cervello. Quello che entra dentro non riesce ad uscire fuori. Esattamente. Ecco perché rimarrà in isolamento finché non avrà una folgorazione. Dottore, io devo confessarle che sebbene le circostanze siano un tantino preoccupanti, io ecco, mi sento stranamente solleticato. Maniaci, sono circondato da maniaci. No, ora non mi fraintenda, dottore, ma uccidere una persona è molto più eccitante che distruggere qualche macchina. Se avessi saputo quant'è stimolante, la polizia, io avrei... Ma cosa diavolo ci fanno qui? Insiste col suo humor nero. Ma perdiana, guarda fuori, pezzo d'idiota. Oh no, e che cosa facciamo adesso, mio Dio? Senti, va nella tua stanza, me ne occupo io. Va. Ma forse non è meglio... Va così. Nella tua stanza! Lytle! Sì? Chi ha chiamato la polizia? Non lo so, io no. Signorina Leslie, i telefoni sono sempre bloccati? Sì, dottore, per quanto ne so. Ma come ha fatto la polizia? Niente. Va bene, grazie. Salve, Derrick. Ciao, Bill. Come andiamo? Ok, ti vedo bene. La mia nuova spalla, Lenny. Salve. Ci hanno detto che vi siete persi una svitata. Ti prego di scusarlo, Derrick. Il mio socio non è quello che si dice un uomo di larghe vedute. Non preoccuparti, Bill. La maggior parte della gente gli somiglia. Allora, quando è sparita? Vediamo, ieri. Cristo, Derrick, avresti dovuto chiamarci immediatamente. Veramente pensavo che si fosse nascosta nel parco. Se cominciassi a chiamarvi ogni volta che mi sparisce un paziente... D'accordo, d'accordo, diamo un'occhiata in giro, ok? Ehi, dottore, è pericolosa. Lo era all'inizio, sì, ma le cure l'hanno calmata in modo considerevole. Vi dispiacerebbe scusarmi un minuto? Grazie. Ti avevo detto di andare in camera tua. Che cavolo gli hai raccontato? Perché non provi a farti gli affaracci tuoi? Avanti, vai. Problemi, dottore? Problemi? No. È che non finiamo mai di lavorare. Bello mangiare, eh? Già. Questo tu non te lo mangi, vero? Allora me lo prendo. A me piace questa roba. Questo qui ti piace? Sì, mi piace. Questa mi piace. Oh, scusami. Ops, sprecare è un peccato, eh? Una bella gabbia di matti. Non so come fai, Derrick.
Immagino che tu li abbia già interrogati. Ah, sì, sì, l'ho fatto subito. Ovviamente non mi hanno saputo dire niente. Buono a sapersi. Non mi va l'idea di buttare la giornata a interrogare questa banda di pazzi. Ehi, Angelina. Hai mai visto uno di questi? E Dio ti illumini e ti mondi dai tuoi peccati e che il tuo futuro si illumini di pace. Ho trovato questa sul pavimento. Grazie, sarà caduta a una delle infermiere. Beh. Meglio non lasciare certa roba in giro. Già, certo. Beh, qui mi sembra tutto ok. Che cosa ti prende? Derek? Scusate, io... Scusate. Qualche problema, Derrick? Come? Cosa? No, problemi. No, no, nessun problema, nessun problema. Problemi. Bene, allora, abbiamo finito il sopralluogo? Per il momento sì. Bene, bene, allora... allora vi accompagno alla porta. Bene. Ha bisogno di essere accordato. Lo so che è tardi, mi ero scordata la sua cena. Grazie. Mi dispiace per oggi, signorina Kelly. Non ne parliamo più. No, per favore, no, la prego, ho paura del buio, ho paura del buio, no, no, no. No. Santo! Dio! Dottor Russ? Dottor Russell? Senti. Dottore? Dottor Russell. Sandy. Dottor
Dottore. Dottor Basta, basta. Sandy. Oh, oh mio Dio. Vede, io non credo di essere una persona violenta. Anche quando ho aggredito mia madre, ho avvertito una sorta di benevolenza. Come se stessi facendo un favore al mondo. Voglio dire, se stessi per tagliare a pezzi mia madre, diciamo con un'ascia, ecco sì, un'ascia, come idea per un omicidio non sarebbe affatto male. Il sangue e tutti quei pezzi, insomma, uno spettacolo di tutto rispetto. Ebbene, io, dottore, voglio dire, non sarei mai stato capace. Sarei capace di farlo, di fare a pezzi mia madre. Dottore? Dottor Russell? No, che ne pensa, dottore? È molto interessante. Vai avanti. Che vi prende a tutti quanti? Ma come, nessuno vuole parlare? Vediamo, tu, Michael. Tu hai sempre qualcosa da dire. Ma che cosa diavolo vi prende? Andiamo. Un po' di partecipazione. Possibile che nessuno voglia partecipare? Gary. Ah, capisco, bene, va benissimo per me. Ah, io capisco. È il silenzio che preferite? Perfetto, va benissimo per me. Ah, posso stare seduto qui tutto il giorno, non mi importa. Giusto, infermiera? E noi stiamo qui, non c'è problema. No, non c'è problema. Sono estremamente deluso da tutti voi. Smettetela, mi avete sentito, ho detto basta. Vi piacerebbe se lui ridesse di voi tutte le volte che commettete uno sbaglio? Sandy! Credo di essere affetto da una forma di criptoamnesia, accompagnata da isteria paranoica. Ho delle allucinazioni. Quella terra sul mio letto era reale, ma la penna tra le mie mani non lo era. E il pianoforte. E quelle voci. È come se stessi lentamente precipitando. Nella pazzia.
Il dottor Derrick Russell? Sì? One, two, one, two, three. Quanto hai fatto per me, non lo scorderò mai, perché libera son dalle angosce ormai. E se poi chissà dove tu mi crederai, salutarti un bel giorno tu mi sentirai. Ciao! Ai, ai, ai! Come andiamo? E se anche là sotto coi vermi sarò, ad alzarti il morale ogni giorno verrò. Mi hai seviziata, non mi hai stuprata. Tante grazie per avermi... Ah, sa, sì, nata! Pa, oh, pa! Grazie. Dalla tua dolcissima Sandy, con amore. Via! Ehi! Vattene via! Via! Sparisci subito da qui! Chi ti ha mandato? Chi? Ramirez, Sandy Ramirez, datti una calmata, amico. Cavolo. Sparisci! Fuori dai piedi! La camicia, Brad. Dove, dottore? Al refettorio. Bene. Dammela qua! Ha un magnifico aspetto, sa? Lydell, vieni un po' lì con me. Sì, dottore. Ma... dottore! Michael, coraggio, vieni. Buongiorno anche a lei, dottor Russell. Che cosa succede? Non è questo il luogo per discutere, Michael. Vieni con me. Va bene, devo dire che sono un pochino frastornato. Crede di potermi illuminare? E questa che significa? Con le buone o con le cattive? No, non potete. Non potete mettermi questa roba. Non potete. Non potete, ho detto. Sporco traditore. Giuda Iscariota. Che cosa significa? Che cosa ha fatto? Fascista megalomane. Sei un despota, un nazista. Sei un nazista. Lasciateci. Cos'è che vuoi da me? Hm? Che ti dimetta? Soldi? Che cosa? Non so proprio di che cosa stia parlando. Oh, immagino che ti sarai divertito, eh? Prima abbiamo avuto le voci, la terra, il piano, quello mi è piaciuto. Ah, e ora la ciliegina sulla torta, la canzoncina a domicilio. Le assicuro che non ho niente a che vedere con gli eventi ai quali lei si riferisce. Oh, e allora chi, Michael? Nessun altro è al corrente eccetto Pat. E lui è rinchiuso qui accanto. E non potrebbe essere tutto solo nella sua mente, dottore, una proiezione della colpa? Oh, beh, io sono un medico, grazie a Dio, e penso di essere in grado di valutare quello che succede qua dentro. Sì, può anche darsi. Ma la razionalità dei suoi processi mentali è volata dalla finestra. Non riesce a capire che fin tanto che Pat resterà rinchiuso, non potrà condurci al cadavere. E questo suo comportamento servirà soltanto a far sospettare di lei quando il corpo verrà trovato. E forse, soltanto forse, lei sta diventando vittima della sua stessa immaginazione. E quel telegramma cantato, io non me lo sono immaginato. Comunque sa bene quanto me che io non ho alcuna possibilità di contatto col mondo esterno. Lei ha fatto bloccare quei telefoni subito dopo che il corpo è scomparso. E poi come potrei mandarle un telegramma? Non ho neanche una carta di credito. Ma qualcuno sa, voglio dire, qualcuno, dottore, deve essere al corrente. Lei tratta ogni giorno con delle persone che soffrono di incredibili allucinazioni. Non crede di poterne ora riconoscere i sintomi? Oddio, Dio, che cosa mi sta succedendo?
Che mi sta succedendo? E comunque credo che dovrebbe far uscire Pat. Non potrà mai condurci al cadavere finché rimarrà in isolamento. E se poi qualcuno parlasse con lui, che cosa importa? È un pazzo, ma chi vuole che darebbe mai peso a quello che potrebbe dire? Hai ragione. Mi dispiace, hai ragione. No, così va bene. È che sono successe tante di quelle cose. Tante cose, dottore. Vedermi arrivare quel telegramma firmato da Sandy Ramirez. Insomma, è stato uno shock, capisci? Sei un vero amico, Michael. Faccio sulle 5 miglia di corsa al giorno, con un centinaio di addominali e un 200 flessioni. Arriverò a 10 miglia la prossima settimana. Voglio che tu tenga gli occhi addosso a Pat. Ah, salve. La sua famiglia lo ha disconosciuto, quindi potrebbe impiegare il suo tempo per cercare il corpo. E se comincia a dissotterrarlo? Sarà perfetto, con tutti questi testimoni. Quando comincerà a scavare avrà firmato la sua condanna. Più che giusto. Dottor Russell... Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, Pat, ti stai divertendo? Salve, dottor Russell. Mi piacciono molto le feste. Bene, bene, mi fa piacere, Pat. Senti, mi spiace averti dovuto mandare nel limbo, ma ero arrabbiato perché avevi seppellito Sandy. Se tu potessi ricordarti dov'è, mi faresti estremamente contento. Forse potrei addirittura usarti dei riguardi particolari. Salve. Buongiorno. Ti ho sognata anche stanotte, sai, mamma? Ho sognato che un branco di cani arrabbiati ti stava sbranando la faccia, però tu continuavi a gridarmi di ordinare la stanza. Vieni, fatti aggiustare no, qui. No. Aspetta. No, no, no. Esci? No. Dov'era? Da queste parti. O forse di là. Allora, vediamo. Forse qui. Mamma, mi stai facendo innervosire. Mamma, mi stai facendo innervosire. Mamma, mi innervosisco. Mamma, aspetta, mamma. Senta, mamma. Ferma, mamma. Ferma, mamma. Mamma, ferma. Ferma, mamma. Mamma, ferma. Senta, mamma. Senta, mamma. Gary, Gary, basta. Basta, Gary. Mamma, state con la donna. Cerca di calmarti, Gary. Mamma, ferma. Fuori! Cristo! Dove sei? Non puoi più nasconderti! Avanti! Vieni fuori! Dottore! Dottore! Che cosa c'è? Mi è caduta una cosa qui in acqua. La cercherò domani. Fatela pulire, quella vasca. Vi state divertendo? Derrick. Qualcosa non va. La signorina Kelly e io abbiamo parlato Derrick, questo posto sta diventando un caos.
Una paziente è scomparsa e gli altri stanno assumendo una linea di comportamento assolutamente inaccettabile. Ah, è così dunque. Beh, aumentate le dosi. Dategli altri sedativi. Derrick, lei non sta bene. Credo che abbia ragione. Devo essermi raffreddato. C'è forse qualcosa che vorrebbe dirci? No, io sto bene. Bene? Quella sua esibizione nella vasca non è quello che ci si aspetterebbe da una persona che sta bene. Ci stavamo appunto chiedendo se non volesse prendersi una vacanza. Perché non chiama il dottor Hannibale e si riposa? E tenga i pazienti in camera finché la situazione non si sia normalizzata. Esatto. Poi potremo occuparci di Sandy Ramirez. Sandy Ramirez, hai detto? Avete dei problemi anche con lei? Lei, dottore, ne è legalmente responsabile. Oh, sì. Su questo non c'è dubbio. Sappia comunque che noi la sosterremo al 100%. Al 100%? Ultimamente lei è stato sottoposto a un forte stress. Già. Ce ne rendiamo conto. Tutti e due pensate che io sia pazzo? No. Oh, no. No. Sì, invece. Tutti e due pensate che sia sull'orlo di un collasso nervoso? Ora, ascoltatemi bene. I pazienti non rimarranno chiusi in camera. Il dottore non se ne andrà affatto in vacanza. E i due membri del personale qui presenti torneranno immediatamente al lavoro. Ma, Derrick... Mi avete sentito? Tornate subito al lavoro. E adesso fuori di qui! Le ho appena dato un ordine, se non sbaglio. Derrick, la prego. C'è niente che possa fare per aiutarla, me lo dica. Per aiutarmi, dice... Beh, vediamo, allora. Sì, può regalarmi una nuova vita. Penso proprio che non ci sia altro. Lei ha idea delle tensioni a cui sono sottoposto? Mi rendo conto, mi rendo conto. Mi creda, lo so. Le cose, vede, sono un tantino complicate in questo momento. La mia mente... Oh, mio Dio, la mia testa, maledetta. Derrick, ti prego, rilassati. Lascia che mi occupi di te come facevamo una volta. Sì. Perché non mi confidi le tue pene? Le mie pene, sì. Tu non stai bene. Che cos'è che non va? Niente a cui tu potresti rimediare con quello che ti ritrovi qui sotto! Deve farsi vedere da uno specialista. Ma sono io il medico specialista! Pronto? Studio del dottor Hannibal. Pronto? Qui è lo studio del dottor Hannibal. Chi parla? Pronto? Pronto? Ci vediamo domani, ragazzi. Sei sicuro che non vuoi che restiamo? Ah, tranquilla. Il dottore ha solo bisogno di dormire. Se domani mattina darà ancora i numeri, chiamerò il dottor Hannibal. Nel caso, Brad, facci un fischio. Dottor Russell! Ehi, Pat, che... Oh, Brad, mi serve il dottor Russell. Devo parlare con lui subito. Pat, ti prego, Brad, ho bisogno del dottor Russell. Ok, ok, tu sta buono qui, io sì, te lo vado a chiamare. Va bene. Sei lì che adesso arrivo. Calmati, eh. Thank you.
Mi scusi, capo. Mi dispiace disturbarla, ma il povero Patty insiste per vederla. Grazie per la sollecitudine, Brad. Vado subito. Grazie mille. Mi ricordo adesso. Ne sei sicuro? Vede, non era l'albero con l'uccello, era l'albero con il nido dell'uccello. Oh. Ecco, l'ho sepolta in questo punto. Molto bene, padre. Molto bene. Terra mossa. Bene. Scavo? Scava. Più in fretta, avanti. Scava, scava. Scavo? Sì, avanti. Coraggio, forza. Così. Dacci dentro, animo. Forza. Così, molto bene. In questo qui, punto? Guarda qui, in questo punto. Fermo, fermo. È una roccia, Pat. Una stramaledetta roccia. Non puoi averla sepolta qui. Ma sono sicuro che era qui. Accidenti a te, accidenti. Che cosa ne hai fatto? Che cosa diavolo ne hai fatto? Avanti, dimmelo. Dai, dimmelo. Io... Ah, Cristo, sputa fuori, avanti! Mi dispiace, dottor Russell, mi dispiace, ma lei era qui, io lo so che era qui. Non mi servi a niente, Pat. Non mi servi a niente. Dai, levati dai piedi. Vattene! Mi dispiace, dottor Russell, mi dispiace. Vattene, via, sparisci! Al diavolo! Andate tutti all'inferno. Maledetto! Dio! Cosa? Aiuto, aiutatemi, vi prego. Aiuto. Dottor Russell. Michael, sei tu? Michael, dottor Russell. Dottore, si sente bene? Dottore. Oh, Michael. È qui. L'ho trovata. Ha trovato Sandy? Sì. Dove? Sì. È laggiù, la vedi? Che mi venga un colpo. Michael, sai una cosa? Non si è neanche mossa. E che cosa si aspettava? È diventata la fonte di essenze inebrianti, eh? Io dico di seppellirla qui dov'è, immediatamente. Che cosa? Dove ho lasciato quella pala? Non possiamo seppellirla, che ne sarà del piano? Ah, sì, hai ragione, giusto.
Quale piano? Il suo suicidio. Se si è uccisa, non può essersi sepolta da sola. Michael, queste sono minuzie, minuzie. Ci vuole un posto dove nessuno possa mai trovarla. Laggiù. Piano, faccia piano. In fondo. Adesso. Facciamola rotolare, così. Grazie al cielo, Michael. Grazie al cielo. Bene, così. Prendi delle cassette. Forza, nascondiamola con le cassette. Dottore, guardi, il mio vecchio modellino. Sì, sì. Andiamo. Pronto, polizia, sono il dottor... Sì, aspetto. Sarò felice quando quest'incubo sarà finito. Sì, pronto, sono il dottor Russell della Bergenfield. Abbiamo trovato la paziente scomparsa. No, no, è morta, finalmente. Dottore, si calmi. L'uccellino è nella proverbiale gabbia. Calmarmi? Cosa ti fa pensare che non sia calma? Prenda un drink. Grazie, Michael. Se ne vuole ancora, ne ho un'altra bottiglia nella mia stanza. Cos'è, brandy? È vodka. Non lo sapevo che i miei pazienti potessero tenere alcolici. Lasciami stare. Dottore, ma che cosa sta facendo lì? Oddio. Michael, sei tu? È ritornata. Era qui. Senti, è nel capanno, non se lo ricordo. No. Mi hai imbrattato di sangue. Guarda. Non vedo macchie di sangue, un po' di terra. Mi ho lanciato contro una siringa. Ma dove? Qui, da qualche parte. Oddio. Dottore, ascolti, si tiri su. Cosa? Si tiri su, c'è la polizia. La polizia? Ah, non ora. Digli di tornare più tardi, ho da fare adesso. Dottore, deve cercare di tornare in sé. Torni in sé, dottore. Io sono perfettamente lucido. Bene. Beva un sorso di questa. Fra un po' è finita. Bill, Lenny, Bill. Buonasera. Buonasera, ho saputo che l'avete trovata. Oh, sì, abbiamo trovato la ragazza, certo. Sì, che l'abbiamo trovata. Ah, ed è morta, vero? Sì, qualche volta, per lo più. Vogliamo andare? Ehi, dottore, quello lì è uno dei suoi pazienti, vero? Shh, non così forte, è molto suscettibile. Da questa parte, signori. Attenzione a non inciampare. E lei pensa che si sia suicidato? Stroncata nel fiore degli anni, potremmo dire. È molto triste. Una morte prematura. L'avete trovata voi due insieme? Sì, insieme, noi due, neanche un'ora fa. E che ci facevate in questo capanno nel cuore della notte? Oh, beh, giardinaggio. Sì, coltivazione dei funghi. È molto terapeutica. I pazienti l'adorano. Ah, l'adoriamo. Bene. Ecco, il corpo è qui. Era proprio qui. Era qui fino a un minuto fa. Forse nell'altro angolo.
No, non riesco a capire. Io... Dove diavolo è andata? Derrick, ti aspettiamo fuori. Ah, sì. Grazie, Bill. Che diavolo le sarà successo? Ma non lo so. Qualcuno avrà nascosto il corpo da qualche parte. Dottore, l'infermiera Kelly è in servizio. Francina? No, lei è... lei è andata via, sì, è andata via. Qua, dottore. Ah, grazie. Se n'è andata. Ma che cosa ti è successo? Hai bevuto per caso? Bevuto? Ah, buon Dio. Oh, sì, a dire il vero sì, abbiamo fatto un brindisi stasera, una specie di piccola festicciola. È il compleanno di Michael. Derrick, ora noi andiamo. Se la Ramirez saltasse fuori di nuovo, facci sapere, eh? Certo, grazie, Bill. Sì. Ehi, dottore, si faccia una dormita. Una dormita, sì, un'idea meravigliosa. Buonanotte. Che cosa diavolo facciamo adesso? Non lo so, un cadavere non può alzarsi e andarsene via. Qualcuno è ovvio che deve averlo spostato. E noi dobbiamo trovarlo. Naturale, altrimenti sarà lei a trovarci per prima. Signor Tuel! Che sta facendo fuori della sua stanza? Le ho fatto una domanda. Chi è che l'ha fatta uscire? Dannazione, signor Tuel, sto parlando con lei. Non la sto ascoltando. Cosa? Si può sapere cosa sta farfugliando? Io non voglio più stare ad ascoltarla. Signor Tuel, guardi, l'avverto. No, sono io che l'avverto. Signor Tuel, mi mette in quella stanza, mi toglie la mia fila. Lei non può farlo, non può farlo. Ho guardato dappertutto, non c'è. Non sente niente. Non sono io. No, è quell'odore. Oh, no. Io non ce la faccio più, Michael. Non ce la faccio. È morta, è viva, è morta di nuovo. Dobbiamo sbarazzarcene, Michael. Dobbiamo sbarazzarcene ora. Va bene, è il nostro piano. Affanculo il piano. Io dico di bruciare quella puttana e di farla finita. E che diremo alla polizia? Ah, ma di' alla polizia quello che vuoi. Digli che stava giocando coi fiammiferi. Digli che si stava fumando del crack. No. Aspetta, meglio ancora. Diamo la colpa di tutto quanto a Pat. Ah, dirò che ha confessato. Dovranno credermi, no? Io sono il suo dottore. Ecco, prendi. Innaffiamo la puttana. Ehi, ma che diavolo stai facendo? Dammi una mano qui con la benzina. La legna, se dobbiamo farlo, dobbiamo farlo bene. Hai un fiammifero? No. Come? No. Beh, vado a cercarli fuori. Tu non la perdere d'occhio. Tranquillo, dottore. Mi scappi più ora. Ti ammazzo! Io ti ammazzo! Mi porti in quella stanza! Aiuto! Ti ammazzo! Aiuto! Ma io ti ammazzo! Derrick,
trovati. È pronto? Accendiamo. Vieni con me adesso, andiamo. Senti. Tutti quanti fuori, vestitevi, forza, mettetevi qualche cosa addosso, ce ne andiamo. Dovresti essere morta! No! Avanti, vestitevi, forza, ce ne andiamo tutti! Tutti fuori, Marti, siamo guariti! Io vindicherò la vita! Avanti, usciamo, solo si va fuori, siamo tutti guariti! Che cosa sei tu? Un cadavere. Ricordi? Che cosa vuoi da me? Carrie. Chi? Carrie Lipscomb. Carrie Lipscomb? Carrie Lipscomb Ramirez. Ramirez. Mia madre. Hai violentato mia madre! È stato un errore, un errore! Ho sbagliato! Mi aveva provocato, come anche tu! Io avevo le mie ragioni. Lei si è tolta la vita, e per colpa tua! Sandy, tua madre era molto malata. E tu no! Sì, sì, sto male, sto male. Ti prego, ho bisogno di aiuto, mi serve aiuto! Ti prego, cerca di capirmi. Ti prego. Non farmi del male. Ti prego. Salta. Che cosa? Salta! Salta! Oddio. Salta, salta! No, oddio, no! Ti prego, salvami! Cerca di calmarti. Non è più morta, capisci? Io dimmi, l'ho uccisa due volte! Lei va tutto non bene. Vuole restare va tutto morta. Bene, dimmi che è successo. L'ho avvelenata, l'ho bruciata, ma lei continua a tornare. Continua a tornare, non è un essere umano. Guarda, sono dei mostri, sono dei maledetti mostri! Abbiamo appiccato un bell'incendio, eh? Avete una caramella? Lui è il diavolo incarnato. Derrick, hai incendiato tu il capanno con dentro la donna. Derrick! Ah, sì. Sicuro che ho incendiato il capanno. L'ho incendiato io. Ma non è servito. Lei non è morta. Non è morta. Lenny. Chi è quest'uomo?
È tutto ok. Chi è? Va tutto bene. Chi è quest'uomo? Lenny. Lenny? Sì, ti ricordi, il mio nuovo Lenny compagno. Lenny boy. Esatto, andiamo. Andiamo, su. No! No! Che cosa volete farmi? No! Il signore è il mio pastore! Sta calmo, Derrick! Io non voglio... Buono! Fatemi uscire di qui! Fatemi uscire! Va giù! Voglio... Non ci voglio stare qui! Non ci voglio... Maledetti! Ce l'abbiamo fatta. Sì, è fatta. Secondo me il dottore era più pazzo dei suoi pazienti. Uccide l'infermiera, incendia il capanno, straparla, tira fuori morti viventi e mostri dappertutto. Mi sa che qualcuno dovrà spiegarci un po' di cose. Già, e credo di sapere chi è. Bill! Bill! Noi non siamo più amici. Senti. È l'ora dell'iniezione, dottor Russell.